principalmente nello spiegare che cosa la fisica può fare per dare una mano nella soluzione dei problemi che ci sono stati illustrati questa mattina. Stamattina abbiamo visto il problema affrontato dal punto di problema dell'interazione di campi elettromagnetici con i sistemi di campo, abbiamo visto affrontare dal punto di vista epidemiologico, fondamentalmente poi dal punto di vista essenzialmente medico-biochimico. Qual è il ruolo che la fisica può avere in tutto questo? Sicuramente la fisica può costituire un elemento dirimente in tutta la crea che si porta avanti da qualche decina d'anni rispetto alla effettiva nocività o meno, comunque rispetto alla reale interazione, al reale effetto dei campi elettromagnetici sui viventi. In questo punto di vista, in realtà, l'influenza della fisica sulla biologia era già stata studiata prima dai fisici già più di 50 anni fa, e comunque sicuramente appunto, il ruolo che può avere la fisica può essere un ruolo assolutamente fondamentale, perché le difficoltà dell'approccio epidemiologico ci sono state illustrate questa mattina. Abbiamo visto che per avere una buona epidemiologia abbiamo bisogno di numeri dell'ordine del 10 alla 5 individui per fare una buona statistica, quindi dei costi particolarmente elevati, una capacità di calcolo, di elaborazione, di modellistica molto pesante. E comunque abbiamo visto che a distanza di un paio di decine di anni di studi di questo tipo i problemi sono rimasti ancora aperti, fondamentalmente perché manca un'ipotesi di plausibilità biologica di questi meccanismi di accoppiamento. Fondamentalmente abbiamo visto che la fisica ci fornisce due possibili paradigmi emergenti per spiegare la plausibilità biologica. L'approccio fisico, biofisico, potrebbe essere sostanzialmente un cortocircuito per spiegare, per illustrare, per far vedere l'emergenza di una plausibilità biologica e così rispondere alla domanda fondamentale: c'è un effetto e se questo effetto è un effetto diciamo positivo o negativo sui viventi. Quali sono i paradigmi emergenti che ci ha fornito la fisica negli ultimi 30 anni? Diciamo all'inizio degli anni 80, dalla metà degli anni 80, hanno cominciato ad affermarsi alcuni studi fatti principalmente negli Stati Uniti da Blackman e Lipov, i quali hanno mostrato l'influenza di campi elettromagnetici di bassa frequenza e bassa intensità su alcuni meccanismi biochimici fondamentali, come per esempio il passaggio di calcio attraverso la membrana cellulare. Questi sono esperimenti che sono stati considerati all'inizio come esperimenti impossibili. Non era ritenuto possibile che dei campi di intensità così bassa sottotermica, cioè di campi che depositavano nel sistema un'energia inferiore all'energia scambiata per condizioni termiche, potessero avere un effetto che poteva comunque rimanere e modificare la struttura del sistema. Quindi queste misure furono guardate con molta curiosità, con molta... diciamo, non furono ben accettate dalla comunità scientifica, e poi è andata negli anni accumulandosi una notevolissima letteratura di esperimenti quasi simili, cioè esperimenti in cui si dimostrava l'effetto di questi deboli campi magnetici con frequenze basse intendo frequenze al di sotto dei kHz, comunque o anche molto più basse, però su sistemi sempre diversi, per cui era difficilissimo trovare un filo conduttore in questi esperimenti, per cui moltissimi venivano contestati su basi sperimentali, e in mancanza di un razionale in tutti questi esperimenti, diciamo che la letteratura si è accumulata senza modificare sostanzialmente l'accettazione della comunità scientifica e senza affermarsi di un paradigma condiviso dalla maggior parte degli scienziati. Sostanziale cambiamento di atteggiamento rispetto a quanto era diffuso nella comunità scientifica è stato l'utilizzo dell'elettrodinamica quantistica proposta da Giuliano Preparate e Livio Del Giudice a partire dagli anni 90 ai problemi biologici. In particolare ricordo che uno degli argomenti che stavano particolarmente a cuore a Giuliano Preparate, che è scomparso nel 2000, era proprio la possibilità di creare un ponte tra fisica e biologia.
biologia, cioè il fatto di far dialogare queste due importanti branche della scienza che fino a quel momento erano rimaste sostanzialmente separate, tranne qualche piccolo tentativo di coesione che più che altro si era limitato semplicemente al passaggio di metodi matematico-statistici dalla fisica alla biologia. La proposta dell'elettrodinamica quantistica, è quella che ha spiegato subito prima della pausa Livio Del Giudice, cioè consiste nel considerare la materia vivente non più come un aggregato di molecole separate, superando di gran lunga il paradigma della biologia molecolare. I sistemi viventi non sono soltanto una collezione di molecole indipendenti che interagiscono tra loro soltanto grazie a forze di corto range, ma per capire realmente che cos'è la materia vivente dobbiamo considerare quella che Emilio ha chiamato con una frase, una parola che mi sono segnata e mi è piaciuta moltissimo, la luce oscura, cioè il fatto che possa esistere un campo elettromagnetico intrappolato nella materia che ha un ruolo fondamentale nello spiegare le interazioni. Non è una fisica nuova che va a rottamare la fisica preesistente, semplicemente dobbiamo immaginare che le forze a corto range entrano, quelle che qui abbiamo spiegato a scuola, che abbiamo imparato sui libri di chimica, entrano in azione soltanto quando le molecole sono già sufficientemente vicine. Quello che dobbiamo capire è come è possibile che un sistema altamente complesso e altamente rumoroso dal punto di vista dei segnali elettromagnetici, dal punto di vista del rumore termico, come può essere un organismo vivente a 37 gradi centigradi, le molecole possano riconoscersi, essere attratte le une contro le altre e arrivare a distanze tali per cui subentrano e cominciano ad essere realmente efficaci le forze a corto range, che sono quelle che poi spiegano le reazioni chimiche che avvengono nei viventi. Per capire quanto è importante e quanto cambia il punto di vista della biochimica questo suggerimento, questa descrizione, ma questa teoria direi, e possiamo fare soltanto un esempio. Pensiamo alla complessità di una proteina. Una proteina è una struttura estremamente complessa che è formata di qualche decina di migliaia di atomi che, oltre a costituire delle catene chimiche lunghissime, sono anche arrangiate nello spazio secondo una struttura particolare che definisce la funzionalità della proteina stessa. Ecco, immaginate che su una struttura che può essere composta di 20.000 atomi, la maggior parte sono atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, in gran parte delle proteine, degli enzimi, uno o due di questi atomi sono ioni metallici, ma proprio uno o due, non qualcuno, dico uno o due, esattamente intendendo uno su 20.000 o uno su 10.000. E non soltanto, questi ioni metallici sono spesso, per la maggior parte dei casi, inseriti in quelle che i biochimici, i biologi chiamano TASS, cioè sono delle regioni che sono anche abbastanza impermeabilizzate, ben protette rispetto all'esterno. Quale può essere il ruolo di questi ioni metallici? Per un fisico un oggetto di questo genere fa immediatamente venire in mente un'antennina. Uno ione metallico è sostanzialmente una carica elettrica che può oscillare in una determinata regione, e questo è esattamente quello che intendiamo per antenna. Quindi anche semplicemente guardando la struttura delle proteine possiamo immaginare come i segnali elettromagnetici possano avere un ruolo fondamentale, ad esempio in tutti i meccanismi reclutamento molecolare, cioè tutto quello che fa sì che due molecole possano incontrarsi e dar luogo a reazioni chimiche anche in un ambiente rumoroso e a distanze che possono essere alcune decine o centinaia di volte, anche molto di più, le distanze che poi entrano in gioco quando le reazioni chimiche realmente avvengono. Detto questo, cerchiamo molto brevemente, non so se altri 5 minuti magari, posso entrare un attimo in più nel dettaglio, nello specifico di quelle che sono le cose, di cosa può fare un fisico per approcciare questo problema. Naturalmente un fisico, per la formazione culturale e per le capacità sperimentali che ha, non lavora con sistemi che possono essere culture cellulari oppure animali. Solo per noi, per un fisico, questi sono sistemi di una complessità tale che ci impedisce qualunque tipo di approccio. Per cui un fisico è più portato a studiare gli aspetti, le interazioni di natura fondamentale. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a studiare le interazioni di campi elettromagnetici di bassa intensità e bassa frequenza su sistemi semi,
Per un fisico una proteina è già un sistema troppo complesso, perché è difficile capire e orientarsi nei 20.000 atomi, tra l'altro anche organizzati strutturalmente. Ci sono molti colleghi che fanno operazioni di dinamica molecolare per simulare questi sistemi, ma la dinamica molecolare presuppone dei modelli, cioè posso fare una simulazione di qualche cosa avendo un modello che mi aiuta a descriverla. Per un fisico sperimentale un sistema, diciamo, di una complessità accettabile può essere ad esempio un aminoacido. Un aminoacido è comunque una catena abbastanza lunga di atomi, però ha più o meno una complessità media, per cui si può pensare di andare a studiare veramente nel dettaglio qual è l'influenza di un campo elettromagnetico. E questo è quello che abbiamo fatto in laboratorio. In particolare abbiamo realizzato questo esperimento all'Università di Roma, nel laboratorio della professoressa Congiu, e abbiamo applicato un campo elettromagnetico, un campo magnetico di una frequenza bassa, bassa vuol dire compresa tra una frequenza di pochi Hz e 7 kHz, e un'intensità pari al campo geomagnetico, quindi 50 microtesla, ad una soluzione di un aminoacido, un acido glutammico, che è un aminoacido, insomma, uno dei 20, 21 aminoacidi che formano la biologia dei viventi. Siamo andati in particolare a cercare un'informazione semplice. Il campo elettromagnetico ha un effetto sulla struttura di questo aminoacido? Come facciamo a capire se c'è un effetto o no? Abbiamo cercato di vedere cambia qualcosa nella struttura dell'aminoacido e la risposta è stata estremamente sorprendente. La risposta è stata c'è un cambiamento della struttura dell'aminoacido. Cioè l'aminoacido non solo si accorge dell'esistenza di questo campo magnetico così debole, così apparentemente innocuo, e modifica la sua struttura mimando un aumento di pH. Cioè si comporta come se qualcuno avesse fatto una modifica di tipo chimico, per esempio avesse aggiunto qualche goccia di un'altra sostanza che aumenta il pH alla soluzione. Questo effetto è un effetto, tra l'altro, che perdura nel tempo. Quindi ci troviamo di fronte a due cose che sono assolutamente imprevedibili per un fisico. Quindi praticamente è saltato qualunque rapporto tra l'entità della perturbazione e la risposta, quindi l'effetto, la risposta del sistema. Ci hanno insegnato a pensare che ad una piccola perturbazione corrisponde una piccola risposta. Quello che scopriamo quando andiamo a studiare questi fenomeni, cioè interazioni di campi elettromagnetici con, per esempio, un sistema di aminoacidi, ora rimango veramente nei sistemi più semplici possibili, se andiamo a fare questo tipo di esperimenti scopriamo che la prima cosa a cui dobbiamo rinunciare è la linearità tra la perturbazione e la risposta del sistema. E questo è estremamente sorprendente per un fisico, perché la prima domanda che si pone un fisico di fronte all'osservazione di un qualunque fenomeno naturale è chi paga, chi ci mette l'energia perché questo avvenga. I campi che noi adoperiamo hanno delle energie che possiamo valutare intorno a 10 alla meno 14, 10 alla meno 16 elettronvolt, quindi siamo 16 ordini di grandezza sotto le energie richieste, per esempio, per modificare la struttura di una catena laterale di un aminoacido. Tuttavia questo è quello che si vede sperimentalmente, questa è la prima stranezza. La seconda stranezza è che questo fenomeno permane anche dopo la rimozione del segnale, cioè la struttura dell'acido glutamico rimane modificata per un tempo lungo che può essere dell'ordine di 40 minuti un'ora, dopodiché recupera la sua situazione iniziale. E queste sono due cose che sono assolutamente strabilianti per un fisico. Ovviamente potete poi immaginare le implicazioni che possono avere in campo biochimico, perché poi questa aminoacido in particolare è coinvolto ad esempio nella catena biochimica che poi porta alla produzione di neurotrasmettitori molto importanti nella biochimica del nostro cervello, ma limitiamoci agli aspetti fisici. Quindi sono due cose che sono sorprendenti. Il passo ulteriore che abbiamo fatto è stato proprio quello di cercare di capire insomma, questo è un paradosso assoluto: chi paga, chi ci mette l'energia perché avvenga questa reazione? E abbiamo provato a immaginare che tra il campo elettromagnetico e l'aminoacido ci fosse un mediatore, e l'unico altro mediatore possibile di tutto questo è l'acqua. E quindi abbiamo cominciato a indagare le variazioni della struttura dell'acqua sottoposte al medesimo campo elettromagnetico, e abbiamo trovato, con nostra grande sorpresa, che anche nella struttura dell'acqua ci sono delle variazioni. Quando parlo della struttura dell'acqua ovviamente non immagino variazioni strutturali.
struttura macroscopica, struttura visibile, ma parlo dell'organizzazione delle molecole d'acqua, diciamo nel loro grado di coordinamento, nel loro grado di coerenza. Come diceva prima Emilio del Giudice, l'acqua può essere pensata sostanzialmente come un sistema bifasico, un sistema con una fase coerente correlata e un sistema con una fase non coerente. Le percentuali di queste due popolazioni dipendono dalla temperatura e anche a temperatura ambiente la frazione coerente è dell'ordine del 40% dell'intero ammontare delle molecole d'acqua presenti, quindi un 40% di molecole d'acqua sono organizzate, aggregate in strutture coerenti, il rimanente sono molecole libere. Ora, noi vediamo che l'effetto del campo elettromagnetico è quello di modificare questa percentuale. C'è una variazione importante nella quantità di molecole d'acqua correlate, in particolare osserviamo che la frazione di molecole correlate diminuisce in presenza di un campo magnetico purché debole. Anche questa è una cosa che a prima vista può sembrare un'assurdità, tuttavia i fisici ricordano che i sistemi incoerenti manifestano un comportamento ben noto rispetto ai campi magnetici, ben noto nella superconduttività come effetto Meissner. Ora, un sistema coerente è fondamentalmente anche un sistema superconduttore, può essere pensato come un sistema coerente. Che vuol dire? Vuol dire che ogni sistema coerente attraversato da un campo magnetico tende ad opporsi a questa invasione e tende ad opporsi nel caso dell'acqua diminuendo la sezione che può essere attraversata dal campo magnetico. E questo è un meccanismo che avviene sostanzialmente con il prezzo energetico di questa operazione avviene a spese del campo applicato. Ora, nel caso dell'acqua, comunque, la quantità di energia prelevata sembra, tra l'altro, l'entità di questa trasformazione non sembra neanche dipendere dall'ampiezza del campo applicato, quindi da chi prende l'energia l'acqua per le sue trasformazioni. Una possibile risposta è che l'acqua prenda l'energia dall'ambiente che la circonda, cioè l'acqua, l'entità del cambiamento non dipende dall'intensità del campo applicato, ma dalla temperatura dell'ambiente in cui si trova il sistema. Se l'acqua fosse posta in un sistema totalmente adiabatico in cui è impedito qualunque scambio energetico, probabilmente assisteremo ad una totale mancanza di risposta del sistema da parte di campi elettromagnetici. Quindi questo spiega anche perché nei sistemi viventi la temperatura ha un'importanza così fondamentale, cioè la vita esiste in un range di temperature molto ristrette, perché la temperatura ambiente è sostanzialmente il reservoir di energia a cui possono attingere i viventi per rispondere anche alle perturbazioni date dall'ambiente esterno. A questo punto io mi fermo qui, questo che ho dato fino adesso è soltanto non sono ricerche conclusive fino a un certo punto, cioè quello che sappiamo per certo è che ci sono delle variazioni che possono essere misurate con estrema facilità nei sistemi viventi sottoposti a deboli campi magnetici. È un argomento assolutamente ancora aperto e ancora da esplorare e quindi, come è stato detto giustamente questa mattina, bisogna dare la possibilità comunque che si possano fare delle ricerche indipendenti senza bias di natura ideologica.